Benvenuti a Cosa c'è da sapere, approfondimenti di attualità, cultura, economia, politica e società a cura delle redazioni di Economia News e OK Italia Parliamone. Affrontiamo una delle principali novità in materia di agevolazioni e credito previste dalla nuova legge di bilancio. Parliamo dunque di liquidità perché la legge di bilancio del 2022, a seguito della proroga del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato legati alla crisi, ovviamente alla luce della ripresa in corso dell'economia europea, ha previsto di far slittare dal 31 dicembre 2021, vecchia data, al 30 giugno 2022, quindi anno corrente, l'intervento straordinario in garanzia del Fondo di Garanzia PMI, introdotto con il decreto liquidità e modificato poi successivamente con il decreto sostegni bis. Le misure di intervento a cui le PMI e professionisti possono accedere sono dunque le operazioni di finanziamento fino a 30.000 euro, in questo caso la garanzia diretta dello Stato passa però dal 90 all'80%, ed ancora per le operazioni superiori a 30.000 euro, per queste la garanzia diretta dello Stato invece resta confermata all'80%. Rinegoziazioni, altro tema importante, le rinegoziazioni con almeno il 25% di credito aggiuntivo, per queste la garanzia diretta dello Stato resta confermata all'80%. Rispetto al recente passato, però, per tutte le operazioni garantite dal fondo c'è una grande ma non positiva novità, perché dal 1 aprile del 2022 è previsto il pagamento di una commissione. Ricordiamo qual è la durata massima, perché la durata massima dei finanziamenti è di 8 anni, di cui massimo 2 anni possono essere portati in preammortamento. È stata anche prorogata al 30 giugno del 2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19, nonché anche l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, società di medie dimensioni, quelle che vengono definite le mid-cap. Grazie a tutti per l'attenzione e per maggiori approfondimenti, come sempre, potete trovare tutte le notizie sul quotidiano Economia News.